parole, come al solito, eccessive quando si presenta qualcuno, perché non esageriamo. Non esageriamo, anzi, mi sono chiesto in questi giorni come avrei dovuto fare questo intervento, così ricordo a stento di aver fatto un corso sull'Ecclesia Zusa una trentina di anni fa, poi non mi è più capitato di rileggere così da vicino la commedia, tranne ovviamente le debite consultazioni che capita di fare quotidianamente nel nostro lavoro, insomma. Intanto partiamo anche dal titolo stesso, no? Ecclesia Zusa, le donne all'assemblea, ma detto così forse non si dice abbastanza. Dobbiamo, come al solito, cercare di calarci nella realtà dell'Atene del V secolo avanti Cristo, no? Già il titolo è divertente, no? Se ci mettiamo in questa prospettiva, no? Le donne che si riuniscono in assemblea, no? Che senso ha, ovviamente? Se non evidentemente si pensa che sia un rovesciamento di un ordine normale, no? Come succede in genere nella commedia e non solo nella commedia antica. Questo perché evidentemente quali occasioni avevano le donne di riunirsi in assemblea? Beh, in occasione certo delle loro feste particolari, no? Pensate alle Tesmoforie, la festa in onore delle due dee, no? Demetra e Persefone. E, è l'occasione, tra l'altro, che dà modo ad Aristofane, diede modo, diciamo, ad Aristofane di creare una commedia, no? Come le Tesmoforiadusae, in cui ugualmente ci sono le donne come protagoniste, no? Quindi è un periodo in cui le donne, normalmente segregate o semisegregate, no? Nell'oikos, nella casa della famiglia retta dal despota, no? Da un padrone di casa maschio, avevano la possibilità appunto di ritrovarsi in queste feste consacrate a determinate dee oppure consacrate a determinate occasioni a cui potevano avere accesso solo le donne, no? Quindi teniamo presente questo. Ecco, dicevo, ecclesiadosai comunque fa venire in mente che cosa? L'ecclesia vera e propria, quella più importante, no? Quindi l'organismo, diciamo, parlamentare, no? A cui avevano accesso soltanto gli uomini, no? Cittadini maschi, maggiorenne, no? Quindi dei 18 anni. Quindi il titolo già, ripeto, è divertente, dobbiamo porci subito in questa prospettiva, in questa direzione. Per quanto riguarda il titolo, no? C'è qualcuno che diceva, ma insomma, la protagonista della commedia in fondo è Prassagora, no? Un titolo alternativo poteva essere per esempio Prassagora, Praxagora, no? E visto che la capintesta, no? Dell'impresa, del complotto, anzi, che le donne intendono mettere in atto, no? A un certo punto, durante il corso della commedia, si accenna al fatto che in occasione delle scire, una festa di cui si sa ben poco, ancora riservata alle donne, le donne stesse riunite avevano deciso di mettere in atto, no, questa impresa così difficile, che è appunto la presa del potere. Quindi si tratta di progettare un golpe, no, un vero e proprio colpo di Stato che dovrebbe dar seguito alla cacciata, no, dei maschi, alla sostituzione degli uomini con le donne, no? Perché per i soterias, no, come dicevano i greci in tante occasioni, no, in cui la situazione per la città, per la polis, poteva essere rischiosa, azzardata, in cui Atene
era di fronte a un bivio, no? Prospettiva anche di soccombere in una guerra, ecco che una riunione straordinaria per i soterias scattava subito, veniva all'ordine del giorno. E in effetti, proprio per i soteria, sulla salvezza della città, è stata convocata una assemblea, no? Le donne prendono spunto da questa possibilità per mettere in atto il loro complotto. E la cosa divertente e ugualmente interessante è naturalmente che il linguaggio che viene impiegato da Aristofane in questa prima parte della commedia è proprio quello del complotto, che, guardate bene, di per sé non è qualcosa di banale, no? O perlomeno dovrebbe richiamare, e richiama naturalmente, alla mente degli spettatori, il tema dei colpi di Stato progettati che di volta in volta che possono rischiare di, o potevano rischiare di rovesciare il regime democratico, no? Che vigeva da decenni, no? Quindi, grosso modo, dall'inizio del V secolo a.C. La commedia, in particolare la commedia di Aristofane, è particolarmente ricca, no, di questa tematica del complotto che si potrebbe creare e potrebbe prendere corpo ai danni della democrazia, no? Che cosa fa Aristofane? Cosa fa il poeta comico? Di fronte a queste voci, no, ricorrenti, che erano soprattutto fatte proprie dai demagogoi, no? Dai leader popolari, quelli più legati al demos in quanto pletos, no? In quanto maggioranza del corpo della cittadinanza. Questi leader, naturalmente, che cosa temevano e che cosa sostenevano, appunto, nei loro interventi davanti all'assemblea, no? Davanti ai cittadini riuniti? Temevano che in un'occasione o nell'altra gli oligoi, no? Gli aristoi potessero congiurare ai danni della democrazia, no? Quindi quello che circola spesso, appunto, nei passi delle commedie aristofanee è proprio questa paura, in particolare generata da questi demagogoi, no? Che da un momento all'altro, insomma, la reazione, diremmo noi oggi, possa avere il sopravvento, no, e i pochi, i migliori, i più ricchi possano prendere il potere che attualmente, appunto, è nelle mani del demos, no? Quindi qui potrei naturalmente elencare, anzi vi accenno qualche passo, così ricordandovi anche i termini che usa. Di un colpo di Stato. Si usano termini come epibulè, no? Agguato, epibulewein, insidiare, tendere un agguato, sinomosia, badate bene, ecco, pensate a questo termine in particolare, sinomosia, sin omnimi, no? Che ovviamente in latino poi abbiamo il calco proprio, no? Coniuratio, coniuratio, no? Del greco sinomosia. E la sinomosia è appunto la congiura, no? Giuramento che è fatto insieme, di nascosto naturalmente, da un gruppo di persone altolocate, va da sé, che intendono preparare appunto un piano di sovversione, un piano sovversivo. Ecco, qui vi cito molto rapidamente alcuni passi, magari qualcuno anche più distesamente. Pace 404-407, abbiamo Epibuleuetai, Epibuleuonte.
Tesmoforia Zuse, ecco, la Tesmoforia Zuse credo di avere riportato un passo. Le Tesmoforia Zuse, non so se ricordiate il tema appunto della commedia, no? Abbiamo all'inizio un altro complotto, bisogna dire, un complotto stavolta ancora delle donne, no? Perché? Per cercare di trascinare e mettere sotto accusa chi? Niente meno che Euripide, no? Il famoso, il grande poeta tragico. Perché? Perché Euripide non fa che sparlare delle donne nelle sue tragedie, no? Naturalmente è un'accusa che fa solo sorridere, e poteva far sorridere sia gli spettatori antichi sia i lettori moderni. Questo ancora una volta è scontato, ma quello che conta è naturalmente calarsi nella dimensione della commedia, della trama di questa commedia, no? Che a mio parere è una delle più divertenti, forse la migliore, più efficace commedia di Aristofane. Tutta incentrata sulla parodia, parodia della tragedia, parodia delle tragedie di Euripide, in cui Euripide stesso diventa protagonista, no? Accanto al suo Cadestes, accanto al suo parente, no? E si tratta in fondo di un doppio protagonismo, naturalmente il celebre e dottissimo e coltissimo poeta tragico, accanto a lui un rozzo, quanto mai rozzo, personaggio che è accreditato di una parentela col famoso poeta. Ecco, che cosa abbiamo a un certo punto a proposito di trame che in questo caso sono imputate proprio ad Euripide e ai suoi sostenitori? La Corifea, nei versi 330 seguenti, 331 seguenti, no? Ha un'invocazione, come spesso, no? Agli dèi, alle divinità. Invocate gli dèi e le dee d'Olimpo, Edipito di Delo, dèi e dee, e tutti gli altri dèi. Se vi è qualcuno che trama contro il demo delle donne, notate la formula, no? Quindi si prende la formula istituzionale, no? Anzi, le minacce rituali che risuonavano all'inizio di ogni assemblea reale, no? Della polis, quindi quando ci si riuniva evidentemente sulla Pnice, cittadini accorrevano e c'era tutto un cerimoniale, no? Tra l'altro appunto l'invocazione agli dei che dovevano assicurare la maledizione nei confronti di chi osasse tramare contro il demos, non solo contro il popolo, ma contro il demos come regime democratico, no? Demos è anche il regime della democrazia, no? Che è in vigore ad Atene da tanto tempo. Quindi se vi è qualcuno che trama contro il demo delle donne, ecco che qui il demo normale diventa comicamente il demo delle donne, no? Il popolo delle donne. E a danno delle donne, o a danno delle donne, scende a patti con Euripide e i Medi. Quindi, ovviamente, nella formula istituzionale burocratica, diciamo, ci sono solo i persiani, il nemico storico di Atene. Naturalmente, nella commedia, in questa buffa invocazione, ecco che è Euripide insieme ai persiani che trama a danno ovviamente della democrazia, anzi del demo delle donne. O a danno delle donne scende a patti con Euripide i Medi, o alla tirannide aspira. Ecco. L'altro motto, no? L'altro tema, lo slogan che percorre ugualmente la commedia, no? Lo spauracchio è il ritorno dei tiranni, no? Il nuovo avvento della tirannide. O alla tirannide aspira o vuole che torni il tiranno, o denuncia, ecco, e poi naturalmente c'è, per così dire, lo scadimento buffonesco, no? Nelle situazioni in cui possono trovarsi coinvolte le donne, o denuncia una donna che dichiara a suo proprio il bimbo altrui, o se una serva che funge da mezzana poi spiattella ogni cosa al padrone, o incaricata di un'ambasciata spaccia falsità,
O se un amante inganna con menzogne e mai offre le cose che ha promesse, o una vecchia regali fa all'amante, o un'etera l'amico lo tradisce pur accettando doni, o anche un oste o una stessa distorce le misure del boccale o dei quarti. Un accenno naturalmente al ben noto trasporto amore delle donne per il vino. Questo ovviamente secondo la commedia antica e secondo Aristofane, no? Le donne sono indicate come bibule, no? Quindi appena possono si riuniscono di nascosto dai consorti e tracannano, no? E fanno anche dei festini, ma naturalmente annaffiati dal buon vino. E quindi naturalmente gli osti e le ostesse che imbrogliano sono nemici dichiarati delle donne, no? A maggior ragione. Una stessa distorcia di misura del boccale o dei quarti, a loro e a tutti i familiari vadano le vostre maledizioni perché malamente crepino, ma per le altre, a tutte voi, pregate che gli dèi beni in gran numero concedano. Ecco, questo è un passo che, oltre a essere divertente, contiene appunto i motivi di cui dicevo, insomma, la paura appunto della tirannide. Se ci sono dei passi poi delle Vespe, forse qui, anche qui devo aver riportato qualcosa. Le Vespe 417, 474 seguenti e 487 seguenti. Ecco, Tauta detto, Udeina cae tyrannis est in fanes. Per le Vespe vi accenno molto brevemente, qualcuno forse lo ricorderà. Abbiamo a che fare con chi? Con Filocleone, no? Il personaggio principale della commedia, che è ovviamente un sostenitore, un fan di l'ultra di Cleone, quindi il noto e odiato demagogo, naturalmente odiato da chi? Odiato da Aristofane e in genere anche dagli altri poeti comici. Ricordate che la prospettiva, no? In cui si pone Aristofane, e direi per quello che possiamo constatare, tutti i poeti comici dell'Arcaia, no, del V secolo, è una prospettiva antidemagogica, no? Quindi Aristofane, insomma, è un conservatore, no? Quindi questo è, diciamo, il ruolo che sceglie, sia perché presumibilmente ci credeva, evidentemente era un avversario dichiarato, no, della fazione più radicale, no, della democrazia ateniese, sia anche perché probabilmente rientrava nel ruolo convenzionale del poeta comico proprio in questo periodo, no? In fondo, la commedia antica svolge anche un ruolo, diciamo, di opposizione formale alle tendenze appunto più radicali, più spinte che di volta in volta poteva avere il demos, la democrazia ateniese, per bocca appunto di questi vari leader come Cleone, Iperbolo, eccetera, che sono sempre attaccati, avversati in maniera abbastanza aggressiva, no? Diciamo. E nelle Vespe appunto il protagonista, che come spesso nelle prime commedie di Aristofane è un vecchio, un anziano, è un fan sfegatato di Cleone, e a lui si contrappone, guarda caso, il figlio, no? Che ha il nome di Delicleone, no? Che avversa Cleone, no? Delitto mai, quindi nemico dichiarato di Cleone. Quindi c'è una contrapposizione familiare. Il coro appunto sostiene Filocleone, almeno fino a un certo punto, ed ecco che appunto cosa dicono: Tauta detu deina, ma non è terribile, tremendo l'atteggiamento, no, di costoro e il coro che parla, e questa è sicuramente tirannide, è un esempio di tirannide, no? Filotirannici sono naturalmente gli avversari di Cleone, questo va da sé. Appunto, ai versi 474 vedete che sia omisodeme cae monarchias erasta,
Quindi si rivolge evidentemente a Delicleone, il coro, che sei un odiatore del demo, no? Isodemos. Cai monarchia sera sta, è innamorato della monarchia, no? E quindi monarchia qui è sinonimo di tirannide, naturalmente. Cai xinon brasida, è che te la spassi e sostieni niente meno che Brasida, no? Quindi Basileus spartano, quindi traditore della patria, evidentemente, questo Delicleone. I versi 487 seguenti sono quelli che in cui vi leggo ora la traduzione. No? Orifeo dice: mai finché resterà qualcosa di me, tu miri ad imporci la tirannide, e parla appunto Delicleone. E fa una piccola resis, appunto, che è divertente, proprio per questo merita di essere riletta. Già, per voi tutto è tirannide e cospirazione, no? Tirannesca e sinovosia. Grande o piccola che sia l'accusa, per 50 anni della tirannide non ho sentito neppure il nome, no? Finge ovviamente che si tratti di qualcosa che appartiene a un passato antico, remoto, no? Ma ora è molto più a buon mercato del pesce in salamoia, quindi tutti questi politicanti non fanno che parlare di tirannide, no? Molto più a buon mercato del pesce in salamoia. Il suo nome circola per la piazza. Se uno compra gli scorfani e non vuole le sardelle, orfani, un pesce più pregiato delle modeste sardelle. Se uno compra gli scorpani e non vuole le sardelle, subito il venditore di sardelle lì accanto dice: secondo me, costui fa provviste per la tirannide. E se per giunta chiede una cipolla per condire le alici, l'erbivendola guardandolo di traverso dice: dimmi, la cipolla la vuoi forse per la tirannide? Pensi che Atene ti debba versare i condimenti? E allora interviene Santia, no? Un servo: è successo anche a me. Ieri a mezzogiorno sono andato da una puttana e poiché volevo che mi montasse a cavallo, si è arrabbiata e mi ha chiesto se voglio istituire la tirannide di Ippia. Quindi, ecco, lo spunto è dato dal nome di Ippia, Ippias, che ha a che fare ovviamente con Ippos, no? Quindi Ippia, un tiranno, qui si parla di Ipewen per carità, qui si pensa nuovamente alla tirannide, a restaurare la tirannide. Va bene, quindi questo meritava ugualmente un passaggio. Naturalmente questo complotto, il complotto appunto di cui si tratta all'inizio della commedia, è all'insegna della segretezza, no? Quindi abbiamo ad esempio il verbo lantano, no? Latein, che ricorre spesso proprio nei primi versi, 23, 26, 35, anche, poi anche più avanti. È la segretezza in cui si deve muovere il gruppo di cospiratori, no? Questo lo vediamo appunto ben presente nella prima parte della commedia. Che cosa c'è da dire appunto della struttura delle Ecclesiae Duse? Che rispetto alle commedie precedenti, no? Quelle diciamo del V secolo ormai, le Ecclesiae Duse si pensa che siano state rappresentate, grosso modo, nel 392 o 391, no? Quindi fa una datazione approssimativa in base ovviamente agli eventi storico-politici e anche militari di quegli anni. Sì, qui dovrei accennare anche a un tentativo interessante che è stato fatto da Luciano Canfora, in relazione al rapporto tra le Ecclesiae Duse, tra la Commedia di Aristofane e Platone, no? La Repubblica di Platone. Sapete che forse nell'antichità non più di tanto, ma soprattutto in epoca moderna, hanno colpito molto le affinità, diciamo, tra
certi passi della commedia dell'Ecclesia Duse e altrettanti passi della Repubblica Platonica. Qui si parla ugualmente, come in Aristofane, del progetto di comunismo e comunanza, diciamo, delle donne e come della proprietà, no? Abolizione della proprietà privata che coinvolge anche la comunione delle donne, no? Che è una cosa interessante, ancora una volta, per capire il punto di vista, diciamo, degli antichi, no? Sapete che le donne non erano cittadine di pieno diritto, non avevano nessun diritto politico, no? Qualche diritto civile, ecco, poteva tutto al più fare dei modesti contratti, prestare giuramento, ma al di là di questo, no? Quindi non potevano essere proprietà di alcunché, no? Cioè, diciamo che erano il tramite, evidentemente, per il passaggio della proprietà, eventualmente. Quindi, il padre di una donna che la dava in sposa appunto a un cittadino, preparava la dote, eccetera, e poi naturalmente questa donna, questa figlia, sarebbe stata da tramite per il passaggio della proprietà, appunto, di quella parte di proprietà che spettava ai nipoti, no? Del padre stesso della ragazza che andava in sposa. No, quindi questo per ribadire appunto come non è sorprendente, no? Che quando si pensa alla soppressione della proprietà privata si preveda anche la comunione delle donne, no? Quindi, insomma, è un'altra proprietà che evidentemente cessa e quindi, o perlomeno perde lo status precedente. Dicevo, sì, per quanto riguarda Canfora, che ha fatto alcuni anni fa un libro molto, molto interessante, La crisi dell'utopia, che è ricco di stimoli, di suggestioni. La tesi centrale che sostiene Canfora è che Aristofane polemizzi con Platone, no? Ora, tutti gli studiosi moderni sono concordi nella datazione della Repubblica agli anni 70 del IV secolo, no? Quindi, grosso modo, fra il 378 e il 373, sempre molto approssimativamente. Prima di quel periodo, prima di quegli anni, non è possibile che sia stata pubblicata comunque la Politeia platonica. Naturalmente le affinità tra Aristofane e Platone hanno fatto pensare, per esempio, che Aristofane già intorno al 390, 92, 91, potesse essere venuto a conoscenza delle tesi centrali, no? Che magari Platone badava già a diffondere in qualche forma, oralmente o in una forma molto, molto, molto riassuntiva, se vogliamo. È una tesi che non ha avuto molto, molto credito, no? Che cosa fa Canfora? Tenta appunto di spostare molto in avanti la datazione della commedia di Aristofane, no? Quindi che andrebbe proprio postdatata, diciamo, di una quindicina d'anni circa, grosso modo. Quindi non è detto, allora, dice Canfora a un certo punto, che il Pluto sia l'ultima commedia, e per fare sostenere questa tesi parte da una riscrittura, diciamo, perlomeno da una riformulazione della ipotesis al Pluto. Che cosa sono le ipotesis? No, sono delle brevi trattazioni che troviamo nella tradizione manoscritta sia di Aristofane sia dei tragici, non sempre naturalmente, diciamo delle operine, no? Che in poche righe presentano la trama della commedia o della tragedia che seguirà, no? Sempre proprio anche nella tradizione manoscritta medievale, trattazioni che
sono di origine dotta naturalmente, ma in particolare sono preziose quando contengono notizie di origine didascalica, si dice, no? In quanto attingono alle didascalie, no? Alle didascalie di tradizione aristotelica, a sua volta poggiate sulla consultazione degli archivi ufficiali di Atene, no? Archivi in cui erano, che cosa erano registrate le rappresentazioni, i dati, le testimonianze delle rappresentazioni delle tragedie, delle commedie in ordine cronologico con l'indicazione degli autori che partecipavano agli agoni drammatici, sia tragici sia comici, e la classificazione, appunto, i piazzamenti che questi poeti avevano conseguito e così via, no? I titoli delle tragedie, delle commedie. Quindi queste ipotesi sono spesso, non sempre, delle testimonianze preziose quando, ripeto, contengono notizie didascaliche, evidentemente. Qualche volta troviamo anche delle sciocchezze, ci sono delle parti che mostrano anche una scarsa conoscenza dell'opera stessa a cui sono premesse, insomma, queste. Poi non parliamo di quelle addirittura metriche, in versi, che attribuite ad Aristofane di Bisanzio, che non hanno niente a che fare col povero Aristofane di Bisanzio. Anche queste denunciano qualche volta, appunto, ignoranza almeno parziale della trama. Ecco, Canfora crede di poter sostenere una lettura di questa ipotesi tale da postdatare le Ecclesiae Giuse rispetto al Pluto e quindi da spostarla in avanti. Devo dire che era il lato, la cosa che meno mi aveva convinto del libro di Canfora, che per il resto merita comunque di essere letto come tutti i libri di Canfora, badate bene, no? Grande studioso, grande intellettuale, non è il caso appunto di insistere nel sottolineare appunto i suoi meriti notevoli, però sta di fatto che anche Canfora può sbagliare, no? Quindi capita. E qualche anno fa, appunto, me ne sono accorto solo poche settimane fa, è stato pubblicato un articolo da Mastro Marco, Giuseppe Mastro Marco, che è barese come Canfora, no? Spesso non è sulle stesse posizioni. Devo dire che è un articolo molto molto buono. Mastro Marco, posso senz'altro dire che è il maggior studioso di Aristofane che abbiamo in Italia, no? Quindi ha fatto questo articolo in cui ha messo benissimo in crisi, diciamo, la ricostruzione di Canfora, quindi a mio parere la datazione dell'Ecclesia Giusa non può che essere ribadita. Canfora, se riterrà di intervenire, evidentemente dovrà appunto lavorare da par suo per cercare di contestare questa ricostruzione che ha fatto poi a sua volta Mastro Marco. Dicevo, a proposito della struttura, no? Siamo allora intorno al 390, 392, 91, quella che sia la data appunto della rappresentazione. L'ultima commedia che noi possediamo, diciamo, no, nella sequenza delle commedie del V secolo di Aristofane, come è noto, sono Le rane, che furono rappresentate nel 405. Quindi vedete che circa una quindicina d'anni passa tra Le rane e le Ecclesiae Giuse. E nel frattempo, evidentemente, c'è stata un'evoluzione anche dal punto di vista strutturale, no? Della commedia. C'è stata anche, diciamo, una crisi di portata storica, come sapete, perché dopo il 405, 404, la caduta di Atene, no? La fine della guerra del Peloponneso con la straziante sconfitta di Atene,
la presa del potere, sia pure temporanea, no? 403, da parte dei cosiddetti 30 tiranni, Crizia e tutti i suoi adepti e alleati, il ritorno stentato, combattuto comunque della democrazia, forma comunque di democrazia, però che deve contemporaneamente prevedere e comportare la perdita dell'archè, dell'impero, no? L'impero di Atene muore nel 404 e quindi non tornerà più, evidentemente. Quindi c'è una crisi politica, storica, che vedete, in qualche modo si ripercuote anche sul genere comico, no? È una cosa che è notata e osservata da tutti gli studiosi moderni, no? Viene a cadere quella energia, quella fiducia che caratterizzano tutte le commedie precedenti di Aristofane. Qualcuno, tra l'altro, traendo spunto dalla constatazione, dall'osservazione di certe tematiche, di certe espressioni che impiega Aristofane nelle sue ultime commedie, del Teseduro e del Pluto, parla di ironia, no? Che sarebbe presente nell'ultimo Aristofane. Quindi Zeno ne sa qualcosa, sicuramente, credo di ricordare almeno. Ironia, che è un termine così che può essere significativo, può essere anche accolto se vogliamo. Questo perché, diciamo, certe imprese mirabolanti, no? Che noi vediamo, leggiamo, a cui assistiamo, alla lettura appunto delle commedie precedenti, no? Dagli Acarnesi alle Rane, insomma, per arrivare fino alle Rane, che spesso, molto spesso prevedono la presenza del cosiddetto eroe comico, no? Di un protagonista centrale che concepisce un progetto mirabolante, no? Quindi, pensate, gli Acarnesi, no? Arrivare a fare una pace personale, personalissima, no? Di Diceopoli con gli Spartani, no? Basta, sono stufo della guerra, ci penso io, no? E mi faccio la mia pace personale. Pensate a Pisetero ed Evelpide negli Uccelli, no? Sono stanchi, sono stufi di questa città Atene immersa nei processi, piena di sicofanti, bisogna abbandonarla ed ecco che si tenta di fondare una nuova città, no? Nel cielo, tra le nuvole, nel cielo Cocigia, no? Città con gli uccelli, no? E vabbè, quindi all'insegna della fantasia anche più pura, più avanzata, più sbrigliata e con esiti naturalmente sempre felicissimi, no? Perché non si prevede appunto in quelle commedie un esito che non sia trionfale, no? Per i protagonisti, per gli eroi comici appunto in generale, no? O per Atene, se vogliamo, no? Se pensiamo anche alle rane naturalmente, no? La resurrezione, diciamo, di Eschilo a danno dell'infame Euripide, no? Che è sempre il bersaglio privilegiato, ovviamente, di Aristofane e dei poeti comici contemporanei. Questo, naturalmente, sempre ricordando che abbiamo a che fare con delle pose, no? Per cui chiederci fino a che punto Aristofane odiasse Euripide, o odiasse anche, sì, i politici, forse i politici che attacca, che aggredisce, li detestava seriamente. Per quanto riguarda i poeti tragici, sì, possiamo e dobbiamo essere molto più cauti. Questo perché, per esempio, se pensiamo alle rane, il duello, l'agone tra Eschilo ed Euripide è un agone che in partenza non può che essere vinto da Eschilo. Perché? Perché Eschilo è il rappresentante del passato, del glorioso passato. Il poeta comico non fa altro che attaccare il presente, gli uomini del presente, gli artisti, i poeti, i pittori del presente, no? Quindi,
tutto uno scadimento. Quello che conta è, no, è la glorificazione, l'esaltazione del passato glorioso, no? Dei maratonomachi, no? Allora sì, gli ateniesi erano grandi combattenti, non questi qui che scappano, no? Mollano lo scudo ed ecco subito il nome di uno che è ben noto per aver lasciato lo scudo in battaglia e così via, no? Quindi, ripeto, ecco perché parlo di posa e di convenzione, no? Non è possibile che nel duello tra un personaggio del passato e uno del presente vinca il personaggio del presente. No, no, no. Questo è sicuramente da escludere, no? Quindi, ripeto, per tornare ancora una volta a questa commedia, ecco, tenendo conto anche di questo fatto, diciamo, della perdita di fiducia che segue alla perdita dell'impero, no? Dopo il 403, possiamo capire che comunque le ultime opere di Aristofane presentino dei tratti molto differenti, ma diciamo un'aura differente. Poi ovviamente a parte l'aura, no, l'atmosfera, è vero che dobbiamo cogliere anche proprio le modifiche strutturali, come vi dicevo. Ma qui per esempio subito, che cosa notiamo? Qui all'inizio abbiamo così questa invocazione indubbiamente strana, così una parodia della tragedia, una invocazione alla lampada, no? Che rischiara i notturni per la protagonista, per Prassagora, ed è un inno, diciamo, di invocazione parodico, con tratti appunto di parodia tragica, no? Che è poi, diciamo, l'unica nota parodica, se vogliamo, che troviamo in questa commedia, a differenza invece del peso che la parodia aveva molto più abbondantemente e pesantemente, anche con effetti molto divertenti, nelle commedie precedenti, no? Vi citavo in particolare le Tesmoforia 2, no? Che sono il trionfo appunto della parodia tragica. Un'innovazione, no, sorprendente, per esempio, che troviamo nell'Ecclesia d'Uso, proprio all'inizio dell'Ecclesia d'Uso, è l'ingresso dei coreuti, no? Dei personaggi che formano il coro, che entrano alla spicciolata nell'orchestra senza intonare un canto, no? Quindi non abbiamo una parodos, no? Il canto di ingresso del coro. Ricordate che siamo appunto nel prologo, come prologo, diciamo, tecnicamente già gli antichi indicavano tutta la parte iniziale della commedia che precedeva la parodo, no? Che precedeva il primo canto del coro, quindi la cosiddetta parodos. Qui non abbiamo appunto una parodos, e anzi, coro entra, diciamo, alla spicciolata in silenzio, e il primo canto che farà sarà un canto di uscita, no? Quindi adesso qui non ho indicato, ma basta che andiate a vedere a che punto abbiamo questo canto. È un canto di uscita dall'orchestra, quindi abbiamo un esodo al posto della parodia, diciamo, no? Dopo l'ingresso silenzioso c'è questo canto di uscita, e solo più avanti avremo quella che gli antichi già chiamavano epiparodos, no? Quindi la seconda parodos, no? In realtà la prima in sostanza non c'è stata, no? Quindi un vero canto di ingresso si avrà quando il coro ritornerà stavolta cantando nell'orchestra, no? E questa, diciamo, per esempio, è già qualcosa che di nuovo e di caratteristico per quanto riguarda la struttura della commedia. Manca la parabasi, naturalmente, no? Quindi anche questo è un elemento centrale, no? Nelle commedie dell'Arcaia, le prime commedie più antiche di Aristofane,
il momento in cui il coro ovviamente si rivolgeva, i corioti si rivolgevano al pubblico e si intrattenevano su questo o quel tema, no? Anche politico, anche culturale, artistico, eccetera, sempre con prese di posizione che rispecchiavano appunto la posizione personale naturalmente dell'autore, no? Dell'autore comico di Aristofane. E poi ci sono naturalmente tante altre cose. Abbiamo un agone che è scorciato, che è dimezzato rispetto all'agone tradizionale, no? Che aveva le sue debite articolazioni, e così via. Un altro dato interessante, diciamo, è anche la presenza, cioè la scomparsa della protagonista di Prassagora, che è molto anticipata rispetto al solito. In genere, il protagonista di una commedia di Aristofane rimane sino alla fine, o fin quasi alla fine, no? E nel caso di Prassagora, invece, Prassagora a un certo punto sparisce e abbiamo quelle scene sicuramente divertenti fatte per intrattenere e sollazzare il pubblico, no? In cui appunto le vecchie contendono alla giovane o alle giovani, appunto il giovane maschio che è destinato appunto alle nuove leggi a servire prima le anziane e poi le giovani, le fanciulle, le ragazze, no? Quindi naturalmente è una di quelle innovazioni. Di quelle misure che sono destinate appunto ancora una volta a divertire il pubblico, se vogliamo, il pubblico più abituato alla dimensione farsesca, no, propria della commedia antica. Su questo naturalmente non ci piove, no? Sia le commedie precedenti, sia le ultime di Aristofane hanno questa dimensione di farsa, no? Che deve sollecitare il riso della parte più rozza, no? Del pubblico. Naturalmente l'aspirazione di Aristofane, che si picca, no? Di tanto in tanto, di presentarsi e di autoelogiarsi come particolarmente colto e raffinato, che cerca il favore delle persone più colte, no? Quelle che sono più fini, no? Quindi, però naturalmente nello stesso tempo, contemporaneamente, deve compiacere i gusti meno fini, più rozzi e naturalmente si tratta di bilanciarsi così, no? La cosa che noi notiamo è che qualche volta Aristofane è costretto a scusarsi, no? Ricorrere a questi mezzucci. Altre volte è divertente, come questo per esempio capita, direi, del prologo delle rane, che critica pesantemente, no, il gusto farsesco dei suoi rivali e subito dopo, naturalmente, che cosa fa? Adotta le stesse tecniche, no, triviali proprio per suscitare il riso più facile, no? E vedete che anche questo è interessante, comunque c'è una componente autoironica nelle commedie di Aristofane che non possiamo assolutamente trascurare, no? Quindi molto evidente proprio nel prologo delle rane, no? Si fa beffe, no? Dei suoi avversari che si abbassano a usare mezzucci e poi naturalmente usa gli stessi mezzucci, no? Subito dopo, quindi questo è veramente molto molto divertente a suo modo, naturalmente. Per quanto riguarda sì, qui dovrei naturalmente, anzi, sarebbe il caso di seguire di volta in volta alcuni momenti, no, di questo prologo, no, sempre ricordando che il prologo è proprio tutta la parte che precede il primo canto del coro, no?
Abbiamo questa presentazione, no, delle donne che arrivano, naturalmente ci sono anche la prima, la seconda donna che entrano in scena, mentre i membri del coro, no, le donne che formano il coro, entrano nell'orchestra e quindi all'inizio abbiamo proprio questo dialogo tra Prassagora, quella che è la protagonista, e le altre donne che intavolano una discussione. Con lei. Ecco, naturalmente ci sono le osservazioni relative al fatto che queste donne hanno dovuto eludere la sorveglianza dei mariti, no? Che cosa hanno fatto? Si sono impadronite dei mantelli dei consorti, no? Hanno preso le loro scarpe, qualcuno addirittura le ha anche calzate, no? Quindi impiegando anche più fatica per arrivare al luogo dell'appuntamento. Naturalmente abbiamo varie battute relative ai coniugi di queste donne, no? Quindi, lasciamo perdere, appunto. Lasciamo perdere. No, volevo intanto, siccome la mia attenzione, no, è attratta soprattutto da certi punti, no, in particolare uno che avevo trattato a suo tempo, se andate a vedere il verso 43, versi 43-45. Mi interessava appunto ritornare su questi versi perché quando appunto ho fatto quel corso di una trentina d'anni fa, avevo elaborato qualche noticina, qualche noterella e la prima di queste direi che è il caso di rimetterla in auge, qui sto polemizzando evidentemente con un editore, con l'edizione di Wilson, vedete che il testo che vi è stato sottoposto, fotocopiato, e versi 43-45, ci siete? Ucun epexes, os glyke katomosen, tenistate ne cusanemon triskoas o in upoteise carebinton coinica. Oh. Quindi traduciamo, vediamo, leggiamo la traduzione di Vetta. Su, sbrigatevi, Glice ha giurato che l'ultima ad arrivare pagherà tre boccali di vino e una misura di ceci. Vedete che torna come al solito il vino, no? Quando fanno le scommesse tra loro, su che cosa scommettono? La posta e il vino, no? Poi tre boccali, che ovviamente è una misura piuttosto forte, piuttosto abbondante, no? Poi naturalmente ci si chiede, ma davvero le donne bevevano, le ateniesi bevevano tanto? È ovviamente uno stereotipo comico, no? Che nasceva dal fatto comunque che le donne all'occorrenza, no, tra amiche avevano la consuetudine di trovarsi, no, tra donne, tutto è lecito anche abbandonarsi così a un bicchiere di troppo, no? Questo secondo il poeta comico, più i poeti comici, le donne bibule, appunto, per usare un termine latino. E non ditemi che qualcuno di voi fa altrettanto anche oggi. Ecco, questo passo, no? È interessante perché se andate a vedere l'apparato, ecco qui Vetta probabilmente conserva il testo tradito. Ecco, nel testo tradito abbiamo o in utresco as alla fine del verso 44 e emon apoteisein al verso 45, all'inizio del verso 45. Che cosa ha fatto Wilson? No. Wilson è l'ultimo editore oxoniense, no? Quindi, no. Quella che avete sotto mano è una fotocopia dell'edizione di Oxford del 2007, se ricordo bene, no? Quindi l'ultima edizione canonica delle Ecclesiae Zuse. Vedete che nell'apparato critico, che cosa dice Wilson? Emon oinu Richards.
Oinu emon codices, o recepto emin proemon naber. Quindi abbiamo un problema, evidentemente, che è costituito dall'iniziale emon del verso 45, cioè nella tradizione non abbiamo emon treisko as oinu, ma oinu treisko as emon. Che cosa dà fastidio nella lezione tradita? È la distanza di questo pronome emon, no? Tenistaten ecusan oinu treisko as emon. La distanza, appunto, no, così ampia del pronome da tenistaten, no? Lo vorremmo molto, molto più vicino. È qualcosa di anomalo. Riguardo a questa anomalia, poi si cita qualche esempio, no, di una distanza altrettanto forte, che vi è ricordato, non so se qui l'ho riportato, ma non interessa più di tanto adesso, ma interessa appunto il problema per sé, anche perché dovremmo abituarci, anzi dovreste, no, soprattutto abituarvi a considerare sempre criticamente il testo che avete sott'occhio, no? Dal punto di vista ovviamente di un filologo esperto, no? La tesa è che il lettore moderno, il lettore consumato, no? Consulti un'edizione critica, no? C'è un aneddoto famoso di cui sono protagonisti, diciamo, un famoso filologo della fine dell'Ottocento e un giovane che poi sarebbe diventato anche lui un grande filologo. Non chiedetemi nomi perché appunto la vecchiaia mi impedisce di ricordare i nomi di questi filologi, ma la cosa divertente è che il vecchio filologo, il vecchio professore chiede al giovane allievo, anzi, sente dal giovane allievo che ho letto tutto Aristofane. Ah, e in quale edizione? Naturalmente, di fronte alla domanda del vecchio, dell'anziano professore, il giovane si sente morire perché capisce che la sua è stata una lettura non sorvegliata, no? Quindi ogni filologo serio, anche il giovane filologo, deve imparare a leggere i testi antichi nelle edizioni critiche, no? Quindi, edizioni fornite di un robusto, almeno striminzito apparato, che segnali appunto tutti gli scarti e tutte le varianti che comporta la tradizione di quel testo, no? Questo chiudiamo la parentesi. Quindi, che cosa ha fatto questo Richards, no? Questo studioso inglese, autore di un'opera molto interessante, no? In cui sono elencati numerosi interventi proprio di natura critico-testuale, propone la cosiddetta trajectio, no? Trasposizione. Quindi io trasferisco emon al posto di oinu, oinu al posto di emon. E il verso scorre normalmente, tenistaten ecusan emon, quella che di noi arriverà per ultima, treisko as oinu potesen, care bint, bon, pagherà, eccetera, eccetera, no? Vino, eccetera. E indubbiamente il testo scorre molto meglio. Il primo dubbio, appunto, è relativo alla possibilità di conservare emon in questa posizione così avanzata. L'altra possibilità è una che avevo scorto, ma non personalmente, l'avevo trovata nell'edizione di Meinecke, col K, Meinecke, che è un importante studioso, editore, no, di testi comici, quanto mai acuto, che anche quando non è degno di essere seguito, però fa delle proposte molto intelligenti, no? Quindi è uno dei maggiori studiosi della commedia in tutto l'Ottocento, no? E non solo dell'Ottocento, naturalmente. Quindi tuttora degno di essere consultato, letto e qualche volta anche seguito. Io direi, in questo caso
darei nettamente ragione, perché che cosa dice Meinecke in calce a questo passo riguardo a Emon? Scrive e men con punto interrogativo, cioè un eta circonflesso, men con eta, no? Cioè postula un nesso asseverativo, è un nesso fortemente asseverativo, no? Che troviamo, no, molto spesso in greco, nella letteratura, sia in tragedia sia in commedia, per rafforzare una asserzione, un'affermazione. La cosa interessante che segnala Meinecke con la sua proposta è che qui siamo di fronte a un giuramento. E allora molto spesso, anzi, sistematicamente, non sempre, ma quasi sempre, nei giuramenti ricorre proprio questa formuletta, questo nesso di particelle, emen, che precede la forma del verbo omnime. E qui ovviamente non posso che leggervi qualche passo, è importante trovarlo naturalmente. Ecco, pensate a questo passo delle rane, che leggo prima in greco naturalmente. Memnemenos nin ton theon, us homosas emena pax in moito. E qui si tratta di Euripide, siamo verso la fine delle rane, no? Rane 1469 e seguenti. E Euripide, che teme, comincia a temere di dover soccombere, no? Nella lotta, nel duello con Eschilo, quindi di non essere lui quello che sarà riportato ad Atene, no? Per salvare la città, vedete il tema della soteria poleos, no? Della salvezza della polis. E allora si rivolge naturalmente a Dioniso, nemmeno quindi, ma ricordati degli dei per i quali hai giurato, us homosas, homosas, omnimi, no? Emen apaxein, vedete il nesso emen seguito dall'infinito futuro, apago, che è giurato formalmente di riportarmi a casa, no? Cioè nella mia città, ad Atene. E quindi allora ricordati di questo giuramento solenne e quindi allora quindi prendi i tuoi amici, prendi chi ti è amico, naturalmente Dioniso alla fine sceglie Eschilo, no? Ecco, un uso del genere, naturalmente qui ho riportato vari passi, così vi segnalo molto rapidamente, c'è cioè, per esempio un inno ad Apollo 83-88, Eschilo 7 a Tebe 529 seguenti, omnimi, omnimi, no, c'è un personaggio che giura, omnisi, scusate, omnisi Deichmann, sì, deve essere il giovane Partenopeo, no? Uno dei sette che aspirano a distruggere Tebe, giura per l'Aichmè, per l'asta che possiede, Mallon teo teus pepitoso, emen la paxen, quindi c'è il verbo, la forma di omnimi, omnisi, emen la paxen. Capite? Il nesso emen seguito dall'infinito futuro, emen la paxen, cioè di distruggere, giuro, mi impegno formalmente a distruggere la città, eccetera, la città dei Cadmei. Sofocle, abbiamo ancora qui Orconautoprofo di Omosen, ecco di Omosen, giuro, emen, con anchistera tudet patus, giuro di sopprimere, ovviamente, di rendere schiavo questo, eccetera, eccetera. Emen dulosen, no? Quindi emen con l'infinito futuro. C'è ancora un passo sempre delle trachinie, 1185 seguenti. Omni dios nintume fisis antoscara, c'è cioè Eracle che si rivolge al figlio, giura
giura appunto che eseguirà, no, giura per Zeus. E menti drasein, dice il figlio, e menti drasein, e che cosa devo giurare di fare? E menti drasein, che cosa devo giurare di fare, drasein? Caetodes pensi dei emen e moi ectelein, no, ancora ritorna emen, il nesso emen con l'infinito futuro, no? Ectelein. Euripide, un altro passo, ancora emen erein, che segue il verbo di giurare, e poi naturalmente ci sono tanti altri esempi, per esempio in Tucidide ricorre molto spesso a questa formula, proprio questa locuzione, no? Giuro, giuro di, giurarono di, emen, infinito futuro. Ora, il minimo che si possa dire di fronte a questa proposta del Meinecke è che è una proposta che bisogna assolutamente registrare in apparato, no? Quindi che non può essere dimenticata. E quindi Wilson è censurabile da questo punto di vista, no? A mio parere, addirittura azzarderei anche l'accoglimento della proposta di Meinecke, ma su questo ovviamente si può divergere, ci sono editori più o meno audaci, lo dico perché Wilson è spesso più audace del consentito, e allora qui ecco che è soggetto a qualche critica. Ma questo era un esempio, diciamo, di un passo su cui è lecito soffermarsi. Non so, scusate, se avete qualche domanda da farmi, anche in relazione, siccome appunto, sono stato informato del progetto di traduzione, no, di una serie di passi della commedia, quindi se si può discutere anche qualche vostro tentativo, non so se vi hanno fotocopiato un abbozzo di mia traduzione, no, forse. No, no, notate, la professoressa Garulli è una di quelle che hanno determinato il mio pensionamento anticipato. Perché lei ed altri, con quella voce lì, così, mi hanno fatto capire che era ora di squagliarmela. Quindi me ne sono dovuto andare perché Credo di lei è stata. no, però. E lei è una delle responsabili. La posso, Vinito, la posso proiettare, la Sì, proietto. comunque lo leggono. No, capito. Cerca di riscattarsi, però si sente colpevole. Così, no? Bisogna. Prego. Però, ecco, dunque, l'interprete non la professoressa Garulli, il professor De Cesare, perché io non sento, ovviamente. Perché Sì, venga per favore. io sono un disabile acustico, no? Quindi le protesi che porto, ahimè, non sono sufficienti. Aspetta qui, così io la riprendo. Sì, io ho una domanda sulla traduzione per quanto riguarda sempre l'Ecclesia Zunze. Secondo lei è più giusto tradurla letteralmente, quindi nel senso le battute così come sono state tramandate da Aristofane, Allora, oppure interpretarla per renderla efficace alla commedia no, attuale? non esistono le traduzioni giuste, direi, non esistono. No. Traduzioni devono cercare di dar conto, nella trasposizione, nel trasferimento da un codice all'altro, di quella che era in fondo l'intenzione primaria dell'autore, dello scrittore, del poeta. Ecco, anzi, ne approfitto proprio per segnalarvi. Intanto traduzione del Corno è buona, naturalmente. Piuttosto devo correggere una cosa che è sfuggita del Corno, ma capita a tutti, no, di fare degli errori. Io stesso sono compiuto qualche misfatto, anzi, almeno uno. E, dicevo, per esempio, c'è la traduzione di Capra, no? Andrea Capra, Esatto. che sarà il prossimo ospite, no? Quindi ha fatto un'edizione con commento, e soprattutto importante la traduzione, che è molto, molto originale, piuttosto libera. Non so se lei l'ha vista. Esatto, era quello che Ah, era uno dei quindi, due, una delle opzioni. certo, Esatto. sì.
Devo dire che io sono un po' così, trovo non a disagio, perché ovviamente mi rendo conto che una tradizione originale, vivace, tra l'altro molto adatta anche alla trasposizione scenica, no, per cui sicuramente sono sicuro, insomma, che sulla scena la traduzione di Capra avrebbe una resa molto buona, no? Le traduzioni che noi abbiamo, che noi leggiamo normalmente, sono in prosa e in genere cercano di curare la resa quanto più aderente possibile al senso primario del testo originale, no? Questo vale in particolare per la traduzione di Mastro Marco. Se noi vogliamo essere sicuri, no, del senso che ha una battuta, un passo, andiamo a consultare Mastro Marco e saremo ben guidati. Oh, per chi conosce l'inglese, anche la traduzione di Somerset, no? Non so se qualcuno di voi è capitato di vedere questa edizione, che per noi è ugualmente importante. Ecco, quella di Capra è molto più libera, no? Quindi se io voglio davvero capire che cosa ha scritto Aristofane, forse Capra non è il modello migliore, ma sicuramente vi spiegherà, credo lui, perché ha adottato, ma ripeto, una traduzione molto interessante, devo dire, così è stimolante anche quello. Quindi altro non saprei dire. Potrei aggiungere appunto che io da qualche tempo, così ogni tanto, mi diverto ad abbozzare delle traduzioni in versi. Una prassi che non so quanto potrei consigliare, ma insomma, il motivo principale è che, come ho detto qualche volta, che ho nostalgia del verso. Non solo ho nostalgia del verso, non arriva bene. Ah, no, è solo con gli schiavi, È solo comunque. quello. Sì. Ma vorrei ricordare, diciamo, anche ai lettori, ai giovani lettori moderni, no? Che Aristofane era un poeta e la sua è poesia comica, non scrittura comica, non quel tipo di prosa che naturalmente rappresenta la soluzione migliore per capire il senso, no, della commedia, il senso dei singoli passi. Però si perde il ritmo, ragazzi, no? Quindi, ecco, il mio progetto, no, quando qualche anno fa appunto ho pubblicato la traduzione delle rane, era appunto quello di far risorgere il verso. Badate bene, Aristofane scriveva in versi, era obbligato a rispettare dei metri, il perimetro giambico principale, naturalmente, e poi tutti gli altri metri che sappiamo, no? Quindi, ovviamente non ho minimamente cercato di ricostruire i versi lirici, no? Quindi un'impresa assolutamente superiore alle mie e alle nostre forze in genere. Però ho fatto questo tentativo, ogni tanto ci casco, e infatti ho provato a tradurre una quarantina di versi. In quale passo? Quindi non ce l'hanno sott'occhio, no? Che sono i versi 205 e 240, no? No, sì, la pura, Sì, no, non voglio grazie, che perda. grazie mille. Quindi Eclisa 2, 205 e 240, che l'orazione, no? Che Prassagora prepara, no? Si addestra e naturalmente la recita davanti alle congiurate, alle sue amiche, pensando di poterla presentare nella vera e propria assemblea, no? Quella che dovrebbe aver luogo poco dopo. Vedete cosa scrive.
Popolo mio, di questa situazione la causa siete voi. Le vostre paghe le attingete dal pubblico denaro e ciascuno di voi, per proprio conto, bada solo al profitto personale, mentre lo Stato casca andando a rotoli come esimo qui, come al solito si fa una puntata, no, divertente, atta a divertire gli spettatori, ai danni di qualche personaggio ben noto alla cittadinanza. In questo caso non sappiamo, questo esimo, presumibilmente dice uno scolio, no? Presumibilmente era zoppo, no? Quindi è una deduzione, è impossibile che fosse zoppo. Badate bene, gli scoli antichi che ci sono arrivati anche degli scoli più recenti, scoli bizantini, ma abbiamo anche degli scoli antichi di origine addirittura alessandrina, no? O comunque di età imperiale anche, che spesso contengono informazioni preziose. Altrettanto spesso si vede che gli interpreti cercano di capire qual era il senso del testo antico, no? Perché già ovviamente nel terzo, secondo secolo avanti Cristo non è che ci fossero informazioni chiarissime, no? Sui testi delle antiche tragedie e antiche commedie del V secolo. Quindi via, datemi retta e potrete salvarvi un'altra volta, no? Quindi il motivo del Sozin. Sostengo che alle donne noi si debba affidare il governo della polis, quindi è Prassagora che finge ovviamente di essere un uomo. Già nelle nostre case le impieghiamo come amministratrici e dispensiere. Quindi si tratta di trasferire appunto il ruolo che è importante, no? Che hanno già negli oikoi, nelle case, le donne, trasferirlo appunto nella polis a livello pubblico. Bene per Zeus, bene davvero. Quindi intervengono le due donne, la prima donna e la seconda donna, presumibilmente. Bene per Zeus, bene davvero, bravo, va avanti. Vi dimostro che ci superano, ti prende Prassagora, vi dimostro che ci superano nel modo di operare. Prima cosa, in acqua calda tingono la lana alla maniera antica, tutte quante. E mai le puoi vedere che si azzardino a cambiare. Ma noi, città di Atene, se una cosa va bene, guai a serbarla, ci inventiamo una brutta novità. Interessante, no? Diciamo, l'impostazione che Prassagora adotta, no? In questo discorso, in questo discorso fittizio naturalmente, che comunque intenderebbe ripresentare in sede assembleare, all'insegna di che cosa? Della difesa della tradizione, no? E che è appunto, come si diceva prima, un motivo particolare. Prediletto, no? Dalla commedia antica. Quindi bisogna stare alla tradizione, rifiutare le novità, mentre gli ateniesi, ahimè, i cittadini ateniesi, sono sempre pronti a cambiare tutto, a cambiare ogni cosa, innamorati delle novità, no? Quindi un motivo, un tema che affiora molto spesso nella commedia, in tutto Aristofane, proprio con rimproveri, no? Più o meno scherzosi, seri anche, all'indirizzo di questi ateniesi che non sono mai contenti dello status quo. No? La cosa, tra l'altro, è interessante, diciamo, interessante questa impostazione, perché poi sarà in qualche modo rovesciata, anzi, incredibilmente e in maniera mirabolante rovesciata più avanti. Quando la stessa Prassagora si chiederà, no? Dice, ma io ho in mente una cosa che però comporta una grossa novità, e che cosa penseranno gli spettatori? E allora l'interlocutrice dice, oh, ma sono pronti a ogni novità, non vedono l'ora di abbracciare queste novità. E le novità sono addirittura rivoluzionarie, di portata rivoluzionaria, visto che si tratta di sovvertire completamente il regime proprietario, no? Che era fino allora in vigore. Quindi vedete che ci sono delle contraddizioni all'interno anche dell'esposizione del progetto di Prassagora,
che come al solito non devono spaventare, no? Chi conosce la commedia antica, anche all'interno di ogni commedia, è dato di cogliere delle incongruenze anche riguardo alla trama, alla struttura dell'opera, no? Quindi la commedia e l'autore comico non si cura più di tanto di seguire una logica drammaturgica, no? Quindi di essere fedele a una data coerenza, a una primaria coerenza. Bisogna stare a quella che è appunto la tradizione della commedia, quindi il côté farsesco, no? Che aveva sicuramente la commedia del V secolo. Niente a che vedere con l'evoluzione che questo genere affronta, assume, subisce nel corso del IV secolo, no? Niente a che vedere ovviamente con la commedia Menandrea, no? Che è una struttura molto formale, diciamo, no? Cinque atti divisi da intervalli, no? Che sono rappresentati da dei canti cosiddetti embolima, no? Che si inseriscono ma non hanno niente a che fare con la trama della commedia, no? Quindi un qualcosa, un fenomeno che assistiamo. A cui assistiamo già proprio nel testo dell'Ecclesia d'Uso, a un certo punto, un paio di volte, ricorre la sigla nella tradizione manoscritta, la sigla corum, corum elos, evidentemente, canto del coro che non è trascritto, perché evidentemente non c'era un canto di Aristofane, un canto originale di Aristofane in quel punto, ma era un canto di repertorio, no? Quindi si instaura, si costituisce nel frattempo, pian piano, un repertorio di mele, di canti che non hanno a che fare con la trama e spesso neanche con l'autore, appunto, no? Quindi possono essere anche mele, composizioni di altri autori che servono a colmare l'intervallo tra un atto e l'altro, no? Questo appunto della tradizione che per noi è rappresentata dalla commedia Menandrea della seconda metà, della fine, diciamo, del IV secolo. Quindi la commedia di mezzo evidentemente ha una sua evoluzione, no? Cogliamo certi aspetti già nelle ultime due commedie di Aristofane, ma nel frattempo l'evoluzione sarà andata avanti fino a concretizzarsi in quella che è la struttura tipicamente Menandrea. Eravamo arrivati qui, dunque sì, mai li puoi vedere che si azzardino a cambiare, ma noi città di Atene, se una cosa va bene, guai a serbarla, ci inventiamo una brutta novità. Qui forse ho ecceduto, ma ho ecceduto perché verso 220. Però c'era una ragione, evidentemente, 220, dove vedete che c'è eimeti kainon allo periergalto, eputi crestosei, sì, c'è qualcosa che andava bene, beh, allora non la si salvava, non la si conservava. Eimeti non la si conserverebbe. Eimeti kainon allo periergalto, a meno che non ci si sforzi di escogitare kainon, ti kainon allo, qualche altra cosa di nuovo, ma l'accento qui cade non solo su kainon, ma anche su allo, perché allos, questo aggettivo, no? Questo particolare, assume spesso, e non solo qui in questo passo, un'accezione ambigua, no? Qualcosa di strano, di brutto. Quindi ho finito per introdurre l'aggettivo brutto, no? Che forse è un po' pesante, però rende l'idea che voleva esprimere Aristofane, no? Le novità per Atene, per gli ateniesi, spesso sono cattive novità, sono brutte novità, no? Quindi ancora una volta diciamo il legame con la tradizione che è ovviamente sempre sopravvalutata, no? Rispetto alle istanze del presente e ai tentativi di innovare, di cambiare, di variare proprio degli ateniesi, no? Badate bene, anche intuicide ovviamente nella letteratura in generale,
degli oratori, c'è questa presentazione dell'ethos, del carattere ateniese come un po' troppo sensibile appunto alle novità, pronto a cambiare, a innovare, mentre di contro, per esempio, sono gli Spartani che rappresentano il polo opposto della conservazione, della tradizione, questo naturalmente sempre estremizzando, radicalizzando il contrasto, in questo caso il contrasto tra le due maggiori potenze del tempio, no? Atene e Sparta. Quindi loro invece sedute abbrustoliscono come una volta, no? Trasportano pesi sulla testa così come una volta, le tesmoforie vanno a celebrarle come una volta, cuociono focacce come una volta, affliggono i mariti come una volta, epitribusin. Perché sorride, professor Tosi? Affliggono i mariti come una volta. Affliggono i mariti come una volta. Epitribo, quindi è proprio il significato di affliggere, non direi altri valori che sono stati ipotizzati. Ecco, e poi naturalmente che cosa succede? Quello che è un'altra occorrenza frequente, no, del discorso comico, che di punto in bianco, chi parla dice qualcosa che stona decisamente con quanto precedeva, no? E dice, vabbè, affliggo i mariti come una volta, accolgono gli amanti come una volta in casa, no? Accolgono gli amanti come una volta in casa. Quindi, oltre a essere bibule, no? A darsi al vino, le donne naturalmente tradiscono, quindi, e questo è un motivo che troviamo più di una volta nella commedia. Mentre i mariti naturalmente sappiamo bene che erano compostissimi, non si permettevano assolutamente niente, cercano di rialzare un po' la loro rispettabilità. Quando le avanti come una volta in casa, si concedono come una volta delle leccornie, sì, c'è questo paropsonusin che appunto lo scoliasta dice, ma sì, che fanno delle feste di nascosto con forse il parà. In ogni caso, paropsonusi indica il fare delle spese in più, no? Quindi concedersi degli extra, quei festini appunto tra amiche di cui si parlava prima. Ecco, questo sarebbe il paropsonein. Il vino lo desiderano schietto come una volta, quindi torna ancora il motivo, no, della passione per il vino, come una volta, ad essere scopate come una volta godono, no? Binein, qui termine forte che non può che tradursi in questo modo, no? Sapete bene ovviamente che la commedia antica, badate bene, non la commedia nuova, non conosce limiti espressivi, quindi escrologia quanto più frequente, no, quindi non sempre naturalmente, escrologia di ogni tipo, anzi, devo dire, nell'Ecclesia Giuse, a proposito di aescrà, no, quindi certe funzioni fisiologiche ritornano, no, quindi con molta prepotenza, così, anche al di là sicuramente del nostro gusto, ma probabilmente erano ricercate, evidentemente, potevano soddisfare il gusto degli antichi spettatori o perlomeno, ancora una volta, di una parte del pubblico antico. Affidiamo dunque a loro, signori, la città, via le chiacchiere, ne indugiamo a chiedere cosa intendono fare. Detto in breve, lasciamo che governino, pensiamo solo questo. Siccome sono madri, vorranno in primo luogo garantire la salvezza dei soldati. D'altra parte, chi più in fretta di chi li ha partoriti potrebbe fornir loro tutti i viveri. Per procacciare denaro è ingegnosissima una donna, no? Cosa dice il greco?
uso il termine euporos, se ricordo bene, no? Euporotaton, euporotaton, vedete, c'è il neutro, la donna è un essere quanto mai ingegnoso, euporotaton, no? Naturalmente il neutro, come in altri casi. D'altra parte, ingegnosissima donna, e al governo non sarebbe mai infinocchiata. Sono abituate a infinocchiare gli altri proprio loro. Lascio perdere il resto. Se mi date retta su tutto ciò, la vostra vita la passerete prosperi e felici. Vedete appunto qui. Per esempio, mi si potrebbe rimproverare benissimo così, la scelta del verbo infinocchiare. No? E qui ovviamente vado nella direzione che invece molto, molto più scopertamente va alla traduzione di capra. No? Quindi sarei dovuto limitare al semplice ingannare, esapatano. Nella traduzione spesso i traduttori, no, quindi qualche volta anch'io, che mi picco di essere abbastanza piuttosto aderente al testo, si permettono delle libertà, no? Sono libertà espressive che si possono capire soprattutto, ecco, nelle traduzioni in prosa, no? Che rischiano di essere appunto troppo dimesse, troppo banali, e allora bisogna cercare di scaldarle, no? Di renderle più interessanti, più vivaci, e questa, ripeto, è la scelta che, ripeto, è molto interessante, fatta da Capra, che potrete ovviamente intervistare e consultare appunto anche su questo problema di resa. Credo che tra l'altro la traduzione di Capra abbia avuto un premio, proprio come un premio, allora c'era una città, il premio Città di Monselice, se ricordo bene, e dovrebbe essere ricordato, forse nella stessa introduzione. Vabbè, comunque, ripeto, lo potrete sentire in prima persona. Ecco, questo, diciamo, era un saggio, come vedete, di traduzione in versi, che forse non affiorava così chiaramente nella mia lettura, che nello stesso tempo cercava di non discostarsi troppo dall'originale. Qui, non so se qualcuno di voi abbia visto, per esempio, letto la traduzione delle Rane che ho fatto qualche anno fa. Ecco, avere un'idea, diciamo, del tipo di traduzione che qui propongo, così si può leggere appunto quella traduzione. Ma naturalmente non è assolutamente un'esortazione a cercare quella traduzione. C'è qualche domanda, qualche altra domanda? Scusate. Prego. Provi ad accostarsi. Ho qui anche. Voce tonante, perfetto. Anche per far sentire. Buon pomeriggio. Volevo chiederle una cosa, visto che prima ha parlato del fatto che si è dilettato in alcuni casi di provare a tradurre alcune parti della commedia anche in versi. Allora, le volevo chiedere, proprio cercando di conservare la freschezza, l'originalità di questa commedia, secondo lei, se al giorno d'oggi si dovesse provare a rimetterla in scena, a cosa assomiglierebbe di più? Dunque, io temo che le traduzioni in versi non siano molto amate, non rischino di essere amate dai moderni registi e attori. Così hanno abbandonato ormai, no, sia i registi sia soprattutto gli attori, il gusto così, della lettura in versi. No? Pensate, vabbè, qui dovremmo citare Alfieri, no? Chi rappresenta oggi Alfieri? Quindi, perché già il suo lessico, il suo stile, così rappresentano una sfida forse troppo forte, però in questo momento non ho notizie di rappresentazioni recenti delle tragedie di Alfieri. Mi risulta, non so, posso sbagliare. E quindi,
mi chiedo, probabilmente uno che legge qualche mia traduzione, così diremmo, ma per carità, che schifo, no? Molto meglio la traduzione di Capra, e quindi posso capire. È diciamo una esercitazione, se vogliamo, di tipo letterario da parte mia, non è intesa. Io credo di non tradire assolutamente la drammaturgia, no? La scena, però mi rendo conto che oggi, no? Con gli attori, con i registi di oggi, mi guarderei bene dal presentare, no? Un mio testo così dicendo: mettete in scena, no? Non so che cosa ne pensiate, ma almeno chi conosce voi, di voi adulti. No, siete scettici. La più bella che ci sia in La giro, traduzione delle rane. no? Sì, no, appunto. In ogni Se caso, la uno mia la cura è proprio legge, quella di far coincidere, diciamo, la resa metrica da modestissimo versificatore, badate bene, no, proprio un versificatore, no? Senza la minima pretesa poetica, no? Per carità, ma cercando appunto all'interno del rispetto dell'endecasillabo, no? Che io adoro, no? Evidentemente, rispettare l'aderenza al testo originale. In linea di massima mi sembra di riuscirci. Poi ovviamente i tradimenti qualche volta sono dovuti, badate bene, anche al metro, no? Ecco, capita che rispetto, diciamo, a quelle traduzioni in prosa, qualche volta sia meno fedele di loro, no? Perché rispettare il verso, così scelgo un termine anziché un altro che se dovessi fare una traduzione in prosa sarebbe più adatto, ecco, Certo. tutto Grazie mille per questa qui. risposta. E in aggiunta le chiedo anche un'altra cosa, Sì. ovvero lei ci ha dato modo di apprezzare tutti quelle spie, quei segnali che questa commedia probabilmente prelude a un altro stato della commedia antica, no? E vedevamo ad esempio le indicazioni del coro. E all'interno, se dovesse dare un giudizio estetico spregiudicato su questa commedia rispetto ad altre commedie di Aristofane. Sì, è tra le meno felici, direi, sicuramente. Ma qui non mi discosto dagli altri interpreti studiosi moderni, insomma, quindi c'è un abisso, appunto, per esempio, rispetto alle Tesmofori Azusa, che vi esorto ancora una volta a leggere, a rileggere, se per caso vi è capitato di leggerla già. Non saprei che dire altro, insomma. Ok, va bene, grazie mille. Qualche altra domanda? No. Mi tocca sempre ovviamente presentarvi qui. No? C'era un altro, eventualmente, un altro paio di passi, no? Un altro paio di passi, sì, che avevo in mente di sottoporvi, così sempre qualche problema, vediamo un po' se trovo. Sì, c'è quel passo dei versi 8600, no? Vabbè. Valentina, qui. È interessante, no? Ma semplicemente per mostrarvi, versi 8600. Interessante, c'è un Prassagora che dialoga con le altre donne, no? Ecco, siamo ai versi, appunto, 86 seguenti.
Anzi, qui ne approfitto per correggere qui quell'errore lì del corno. Vedete, la traduzione diretta dice donna prima, per Zeus bisogna prendere i posti sotto la tribuna dei pritani proprio davanti. Attenzione, qui in realtà è capitato del corno, che è un ottimo studioso per carità, ma stavolta ha preso un abbaglio, no? Sarebbe ipotolito sotto la tribuna, ton pritaneon catanti pri, davanti, là proprio di fronte ai pritani, no? Ma per carità, è una distrazione così, qui dobbiamo perdonarlo, capita così, anche ai migliori di fare qualche sciocchezza, insomma, ma era il caso appunto di ricordarlo. E poi che cosa dice? C'è la seconda donna, no. E io per Zeus mi sono portata questa roba da cardare intanto che l'assemblea si riempie. C'è una stupidella, no, questa donna, che pretende di portarsi in assemblea all'ecclesia, dove ovviamente saranno presenti degli uomini, no, dei maschi, e tutto il materiale che serve per filare, no. E quindi la cesta, la conocchia, no? E la lana da cardare, da pulire, no? E la cosa interessante che qualche commentatore appunto ricorda è che una scena del genere la troviamo spesso riprodotta in qualche vaso, no? Quindi adesso qui io mi ero segnalato lì il Sommerstein, vedete che c'è una donna che si appoggia, no? Con una gamba a uno sgabello, a una panca, e la veste è sollevata fino al ginocchio, fin sopra il ginocchio, no? Quindi è una posizione evidentemente classica della donna che all'interno del suo oikos, no? Si accinge, si dispone a cardare la lana, e naturalmente la disgraziata in questione vorrebbe fare altrettanto in piena assemblea, no? Suscitando le ire di Prassagora, no? E io per esempio mi sono portata questa roba da cardare intanto che l'assemblea si riempie, no? Plerumenes tes ecclesias, intanto che si riempie, disgraziata. Ma sì, per Artemide, non è che sento peggio mentre cardo, quindi vuole ascoltare gli interventi e intanto lavare, perché i miei bambini vanno in giro nudi, no? Quindi, scherziamo. Va bene, mentre cardi, ma tu non devi mostrare neppure la minima parte del tuo corpo alla gente che c'è lì. Pensa che guaio, quando sono tutti riuniti, una tira su la veste per scavalcare i sedili e si vede il formisio che ha sotto. Qui la battuta pesante, che è indirizzata sicuramente oscena, con un fondo osceno, indirizzata però soprattutto contro il povero formisio, un personaggio evidentemente dotato, un radio contemporaneo, probabilmente presente anche tra il pubblico, è dotato di una vistosa barba, no? Quello che gli scoliasti giustamente deducono, doveva avere una barba molto, molto ricca. E qui, ovviamente, il riferimento è alla peluria pubblica femminile, no? Per essere molto chiari. E si vede il formisio che è sotto, quindi probabilmente c'è anche un gioco, forse, un gioco, ci si attende un termine come formon, formose, il canestro, la cesta. A mio parere c'è questo, così che poi innesca, diciamo, il gioco, il calambur con formisio, cosa che non vedo in genere notato. Dobbiamo prendere posto per prime. Così non ci faremo notare coprendoci per bene con i mantelli. Dobbiamo prendere posto per prime, ed in catedome, no, quindi se ci sediamo, se prendiamo posto per prime, proterai, lesomen sistelamenai taimatia. Sì, qui in genere gli interpreti traducono non ci faremo notare perché ci copriremo per bene con i mantelli, no? Qui forse è un po' messa da parte, diciamo,
la costruzione, no, di Lantano col participio predicativo, no? Probabilmente sarebbe più centrata una traduzione come non saremo notate mentre mettiamo a posto, cerchiamo di mettere a posto i nostri mantelli, no? Quindi è indicata l'operazione, no, di racchiudere, no? Non è che si dica l'esomen saremo notate perché avremo, cioè c'è una contemporaneità e non un'anteriorità di Sistei Lamine, ma comunque questa è una sciocchezzuola che possiamo anche mettere da parte. C'è cioè, altre cose forse su questo passo direi che nel caso di aggiungere. Ecco, un passo interessante, sempre dal punto di vista, diciamo, critico testuale, no? Quindi, ai versi 100, 169, 174. Che comporta effettivamente un dubbio che tutti gli interpreti hanno, e che è risolto in un senso o nell'altro, devo dire che l'incertezza può perdonare. Che cosa dice Prassagora in questi versi? Dice, va alla malora anche tu, vabbè, quindi se la prende con le donne che fraintendono, interrompono, usano il femminile, no? Quindi, ah, per Afrodite, oppure quindi un giuramento per una dea, no? Che una locuzione, un'espressione che non può essere propria di un uomo, no? Gli uomini non giurano per Afrodite. Una donna sì, è questa donna che dovrebbe invece recitare, no? E impersonare un uomo, dice per Afrodite. Prassagora si incavola, naturalmente, la sgrida, rimprovera, quindi si rivolge a queste donne che non si sono ancora calate nella nuova situazione, no? Quindi loro impersonano dei maschi, degli uomini. Va alla malora anche tu, fatti da parte, siediti. Ho deciso, parlerò io per la vostra causa. Autegar imoneneca per voi, moi lessin dopo ho deciso di parlare, appunto io, tondi la busa, prendo la corona, no? Come facevano tutti gli oratori, no? Quando si accingevano a fare il loro intervento sulla Pnice, no? Quindi salendo sulla tribuna, saliti sulla tribuna. Iniziando poi con una allocuzione, con una preghiera, come al solito, agli dèi. Tois theoismen eukomai tychein katortosasi ta bebule umena. Emoi dison men tes de tescoras meta oson per imeni. Quindi ho deciso, parlerò io per la vostra causa, a me la corona, prego gli dèi di riuscire, che portino a buon fine il nostro piano. Che portino a buon fine il nostro piano. Vedete che qui Vetta, se qualcuno di voi ha il testo di Vetta, scrive catortosasi. Ecco, invece Wilson, come potete notare dalla fotocopia, adotta catortosasa, che è il testo tradito, no? Il testo che troviamo nella tradizione manoscritta. Catortosa data bibliumena. Vedete se catorzosasi, spero che l'apparato lo presenti, ecco, ci dice che Richards, ancora una volta, vedete quel Richards che abbiamo già visto prima, a proporre lì quella traiezio di Emon Oinu, propone appunto di correggere, di emendare leggermente quel catortosasa della traduzione del Ravennate di Lamba, mentre catortosas, che è impossibile metricamente nei codici a gamma, è incatortosasi. Allora, infatti, se noi andiamo a vedere il commento di Vetta, che accoglie questa proposta, che cosa dice Vetta? Se la finta orazione di Prassagora, no? Comincia già col tois theois del verso 171, vedete che per essere più chiaro, Vetta mette le virgolette, no? Prima di tois theois. Quindi,
Qui dobbiamo presupporre, sostiene Vetta, che cominci l'intervento di Prassagora con l'inno, con l'invocazione agli dèi. Beh, se le cose stanno così, allora dice Vetta, come mi pare sicuro, si deve emendare, seguendo Richards, il Catortosasa del Ravennate, perché Prassagora, dopo aver corretto l'errore delle sue compagne, non può parlare al femminile, no? Che Catorthosasa è participio aoristo femminile, no? Riferito a Prasagora che sta parlando, no? Quindi lei, proprio quella che ha sgridato le sue compagne perché parlavano al femminile, no? Proprio lei parla al femminile a questo punto. Quindi è intervenuto Richards, allora no, basta emendare Catorthosasa in Catorthosasi, dativo plurale, concordando questa forma participiale con tois te ois. E quindi si viene a tradurre, come fa Vetta, prego gli dèi di riuscire che essi portino a buon fine il nostro piano. È una cosa che non ha convinto tutti, no? Ad esempio non ha convinto Sommerstein, no? Che l'editore inglese che vi ho già citato più di una volta, forse non sono stato abbastanza chiaro, perché Sommerstein o Sommerstein, come forse pronunciano gli inglesi, visto che il nome in origine è teutonico, però gli inglesi probabilmente no, non lo pronunceranno proprio come fanno i tedeschi. E Sommerstein ha curato una edizione con commento molto buono, ecco, forse ve l'ho segnalata perché offre una traduzione molto affidabile delle commedie di Aristofane, ha curato un'edizione con commento di tutte le 11 commedie di Aristofane. Nel tempo le ha completate, quindi è uno studioso di primissimo ordine, no? E Sommerstein è intervenuto al riguardo, criticando appunto Vetta, e non solo Vetta. Dice, ma Van Leeuwen, Coulon, quindi altri editori precedenti, no? Coulon è l'editore delle Belle Lettere, no? Negli anni 20 ha pubblicato tutte le commedie di Aristofane in 5 volumi, un'edizione canonica soprattutto per gli studiosi e studenti francesi. E tutti questi signori hanno accettato l'emendamento di Richards, Catortosasi, dando così questo senso, questo significato: io prego gli dèi che essi possano avere successo nel portare a fruizione, a completamento il mio piano. Cioè, la debolezza, però, dice Sommerstein, di questo intervento è che in questo modo sembra che siano gli dèi, appunto, no? A Duquesne, Catorthosasi. No. Cioè, non è possibile. In effetti il ragionamento ha un certo senso, no? E riacquista un senso se sarà Prassagora a sperare, a invocare gli dèi di avere successo, Duquesne, portando a termine appunto il nostro piano, il mio piano, capito? Quindi è indubbiamente un argomento molto forte, proprio dal punto di vista, diciamo, anche della sintassi. E allora come diavolo la mettiamo? La mettiamo con l'incongruenza per cui Prassagora usa il femminile, proprio lei che ha rimproverato l'uso del femminile alle compagne. E allora dice Sommerstein, bisogna presupporre che si tratti, insomma, vabbè, dell'invocazione iniziale che si fa agli dèi, che bisogna estrapolare, diciamo, no? Dal testo dell'orazione vera e propria rivolta al pubblico ai cittadini, diciamo, della ecclesia. Cosa pensate? Io ho qualche dubbio. Darei ragione sicuramente a Sommerstein, da un certo punto di vista mi sembra inevitabile, però. Qualcosa la direi via. Eh? Un conto è intervenire quando il testo
presenta delle incongruenze, delle difficoltà reali, quando linguisticamente non sta in piedi oppure quando è contrario all'uso dello scrittore. Un altro conto è invece intervenire su un testo che funziona benissimo così com'è e che magari però non ci piace o non ci colpisce per Questa una obiezione pregiudizio. così. Per cui potremmo anche pensare che, bah, in fondo, Aristofane si fa beffe di se stesso. Ecco, sarebbe una forma di quell'autoironia che vi segnalavo prima, no? In fondo, come Aristofane ironizza su se stesso quando finge di attaccare così le sciocchezze, le pesantezze, i mezzucci degli avversari, e poi ricorre appunto a quelle stesse tecniche, no? Così rozze che usano gli altri poeti. E qui dice: vabbè, ha appena sgridato le compagne, beh, qui passa al femminile, almeno all'inizio mi potete perdonare, no? Quindi una strizzata d'occhio da parte del poeta. Quindi questa può essere una spiegazione, se vogliamo, no? Non so che cosa ne pensiate. Prego. Hai messo. Venga qui. No, No, ecco, parli col professore, no, no? venga qui, compaia, compaia, Perché venga, se non le lui dispiace, ha naturalmente. recuperato la sua coscienza, che aveva perso la coscienza di poeta. Grazie. Ma che battute avranno fatto? Soprattutto il E professor continuano a fare, continuano a Dosi. fare. È una delle Ma sue. lui incosciente, notorio incosciente. No, scusi, non so Sì, se l'ha forte, detto. forte. Non so se l'ha detto e non ho sentito io, ma ci sono altri punti del testo dove questo personaggio utilizza il participio femminile. Direi di no, no, no. Sì, è Ovviamente solo questo. questa è proprio l'eccezione che dà da pensare così, no? Per cui qualcuno è incerto. Somerset dice, ma in fondo, ecco, Somerset tra l'altro, qui adesso non vado a cercarlo, dice un'altra cosa, che ma pensiamo che in fondo si può escludere, no, il giuramento, l'invocazione agli dèi, perché per esempio ricordiamo quello che succedeva con Pericle, no? Plutarco, se ricordo bene, no? Dice che Pericle, mentre si avviava alla Cnice, no, alla tribuna, per fare la sua orazione, no, in assemblea, ecco che formulava un'invocazione agli dèi, invocava di non farlo cadere fuori dal seminato, di non fargli usare dei termini, delle espressioni che potevano compromettere il buon esito del suo discorso. E allora, in fondo, no. Questa invocazione è qualcosa di esterno, se vogliamo. Il discorso vero e proprio, no, comincia con Emon, cos'è? Emon, no. Dai, Emoi. Emoi dison men tese tescoras, cioè si rivolge agli spettatori, non più agli dei. Il De. Come giustifichi? Tu stai pensando al Mende? No. La busa, questo, a te gara la busa. Non ho capito, Lorenzo. Perché qui c'è un participio femminile, usa un participio Sì. femminile, l'abusa. Catorzosa. Infatti Wilson conserva la tradizione. Cioè, No, voleva dire. segue Somerstein, sì. No, voleva dire che anche qui usa un participio femminile. Certo. Eh Ok. sì, è questa la cosa su Sì. cui ci interroghiamo. Non Ah sì, ho capisco. capito, scusa, sono io che evidentemente sto cadendo, certo. È tutta l'espressione effettivamente che entra in gioco così, quindi la contraddizione probabilmente è moide, vieni, Renzo, dialoghiamo meglio da vicino. Come se ci fosse un cambio di interlocutore, forse.
cioè prima si rivolge soltanto alla comunità ristretta delle donne che gli sono intorno, che le sono intorno. Dice, va a quel paese, no? Poi dice, a te, da non è ne camoi, lexendo, tondi la busa. A te. Dove, Qui. Renzo? Ah sì, no, ma lì d'accordo, lì si sta ancora rivolgendo alla compagna. Certo. Quindi no, senz'altro. Lì non Quindi c'è allora contraddizione. secondo E il discorso comincerebbe, secondo la maggior Vetta. parte degli studiosi, con tois teois. Tois teois. Ah, certo. Sì, ho Virgolette, capito. tois teois. Allora, se Però metti le virgolette lì, la contraddizione c'è, l'incongruenza, sì. cator solus. Se Sì, ma invece no. pensiamo, come dice Sommerstein, che in fondo il vero discorso comincia con emoi Amore, dison, sì. allora cator solus è escluso. Naturalmente c'è appunto la questione del men de, ma insomma dovremmo intendere come un men solitarium no, se vogliamo pensare che il discorso cominci con tois teois men. Sì, c'è Men questo. solitarium, e poi vabbè, quando nel momento in cui si rivolge agli spettatori, men enfatico, e poi un de progressivo, continuativo. Quanto a me, ecco che Sì, io. l'unica cosa è questo Mende, perché dal punto di vista proprio semantico, Summerstein Sì, c'ha ragione, perché sì, sì. c'è tutto quel topos per cui. C'è cioè quello che tenta di fare lui, che invoca gli dèi, e c'è un altro che dice: ma muovi le mani, devi agire tu e portare tu le cose a compimento, e poi gli dèi ti aiutano. Sì, solo che appunto il Caturtun non può che essere effettivamente del mortale, È mortale, del mortale che invoca gli dèi. non so, a me viene in mente quella cosa proverbiale, no? Del naufrago che non muove le mani e invoca Atena. Allora l'altro che gli dice: con Atena tu muovi le mani, sei tu che devi fare un Dice. toccator tu. Vedete, il grande studioso che ovviamente ci ricorda uno dei tanti proverbi che ha In studiato e mente, indagato. no, Va sai che bene, cator no. tu No, forse. scusate, io direi che forse è il caso, se naturalmente sono sempre pronto a sentire qualche vostra parola, qualche vostro intervento, no? Quindi altre cose ve le risparmio, ma insomma. Per fortuna avrete altri interlocutori più attenti e avvertiti di me, insomma, no? Così. Ecco, c'è qualcuno? Vuoi chiedere No, qualcosa? domande. Gratitudine e stupore. Abbiamo apprezzato tutto quanto con grande chiarezza, molto, molto No, importante. forse La cosa, il con. vero dono per me è stato la traduzione in endecasillabi, e credo di poter esprimere il parere di tutti che non l'abbiamo trovata soltanto elegante, ma abbiamo colto anche quell'interesse per il ritmo caratteristico che io personalmente credo funzionerebbe anche sulla scena. I più belli erano gli sdrucioli, vero? Gli endecasillabi sdrucioli erano quando si è riuscito a metterli. Posso dire la sua traduzione delle rane? Una volta abbiamo provato con amici, funziona benissimo. Letta a voce alta e si coglie Letta esattamente. a voce alta e splendida. L'hai letta in un tuo. No, non io, solo che sapeva leggere Ah. bene la leggeva, Sì. ed No, ma per carità, fa piacere, era splendida. Devo quindi dire non puoi. che tu faccia modesto. Il vecchietto non può che apprezzare e ringraziare, naturalmente. L'affettiamo allora conclusa anche per l'Ecclesia Zuse. Concludo. Ah, No, ok. conclusa, non la No, giornata. ecco, può darsi, devo dire che mi sono impegnato a pubblicare una vecchia traduzione in versi dell'Entesimo Fuori Aduse, appunto una commedia per cui ho un particolare trasporto, e insomma, ci sono delle parti, dei punti veramente.
notevoli, interessanti, che meritano di essere tradotti in versi. No? Va bene, grazie ancora. No?